Ben ritrovati, amici tifosi biancoscudati, ancora una volta. Un pareggio, ancora una volta una grande delusione per il Padova di Bruno Caneo. Dopo la vittoria di misura negli ottavi di finale di Coppa Italia con il colpo di testa nella finale, salva tutto da parte di Salvatore Monaco. Uno dei quattro giocatori fuori lista, uno dei quattro giocatori che in questo momento gioca solamente in Coppa Italia di Serie C, arriva un pareggio che sicuramente non accontenta in questo momento i tifosi. Quattro pareggi, una sconfitta nelle ultime cinque gare davanti al proprio pubblico, una vittoria che allo stadio Euganeo manca dalla quarta giornata di campionato dallo scorso 17 settembre contro la Pro Patria, nella giornata in cui si era distinto sicuramente Michael Liguori. È sempre il Padova di Michael Liguori, il lancio lungo del rientrante. Intanto un bentornato a Umberto Germano che sicuramente c'era mancato in queste prime 13 giornate il ritorno dal primo minuto e proprio il lancio lungo dell'ex capitano della Pro Vercelli ad illuminare la corsa, a cercare Fabio Ceravolo, a trovare invece Michael Liguori, travolto in uscita da Leandro Pratelli, l'eroe in negativo per la formazione di Giuseppe Biava, che ottiene così, grazie a questo 2-2 racimolato, un pareggio che poteva essere anche una vittoria per la formazione lombarda. Arriva un pareggio che consente intanto alla formazione lombarda di salire a quota 17 punti in classifica, quindi di continuare a sognare una posizione per i prossimi playoff, ad inseguire le prime 10 posizioni. Padova in questo momento invece al decimo posto in classifica, a meno 4 dal secondo posto occupato da Renate Prosesto, Lecco e Feralpi Salò. Parleremo anche degli altri risultati che hanno caratterizzato questo sabato dedicato alla 14ª giornata, dal gol che consente in questo momento di staccare le inseguitrici, una mini fuga per una delle candidate, una delle favorite di questo girone A di Serie C, il colpo di testa dell'ex biancoscudato Aieti a regalare un'altra vittoria, altri 3 punti importantissimi alla formazione di Domenico Di Carlo al Pordenone, capolista del girone A contro il Novara di Roberto Cevoli nel big match indiscusso di questa 14ª giornata. Ma il risultato che più ha sorpreso in questo sabato sicuramente è la vittoria esterna, quinta vittoria nelle ultime 6 gare. Sesto risultato utile consecutivo per una sempre più lanciata Prosesto. Al secondo posto una rimonta clamorosa alla Città di Medada, 3-0 all'ora di gioco, al 3-4 con 2 gol nel finale. Una rimonta straordinaria ad abbattere un Renate imbattuto dai primi 90 minuti di questa stagione, il Renate di Andrea Dossena, prossima avversaria domenica prossima, proprio qui allo Stadio Euganeo per la 15ª giornata del girone d'andata. Ragazzi, non è sfogo, non è sfogo, è resa quest'oggi, è resa. Basta. Purtroppo questi siamo e quindi dobbiamo analizzare partita dopo partita, sabato dopo sabato, domenica dopo domenica, le prestazioni di una squadra che purtroppo sta vivendo un calo fisiologico. Una vittoria nelle ultime 9 giornate, lo scorso 19 ottobre al Nereo Rocco, nel più classico derby del Nord-Est contro la Triestina di Massimo Pavanella, che
quest'oggi purtroppo è crollata al Romeo Menti contro il Vicenza di Francesco Modesto, che dopo aver espugnato il Gavagnin nel derby tutto Veneto, nell'esordio sulla panchina biancorossa, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua forza, un poker realizzato davanti al proprio pubblico dopo le sconfitte subite contro Provercelli e Feralpi Salò. Vicenza che punta dritto al secondo posto ad inseguire nella seconda parte del campionato il Pordenone per un duo di testa che potrebbe emozionare fino alle ultime giornate. Ragazzi, purtroppo andando ad analizzare la gara che è decisa da alcuni episodi, sicuramente in negativo per la formazione di Giuseppe Biava, il portiere Leandro Pratelli, per l'intervento in uscita sconsiderata su Michael Liguori con il signor Ancora di Roma che punisce l'intervento in uscita con il calcio di rigore trasformato da un impeccabile Michael Liguori dopo la doppietta alla Pro Patria, dopo la doppietta all'Arzignano, dopo il gol Mokagatta contro la Juventus Next Gen, arriva il sesto gol in questo campionato per l'ala nativa di San Benedetto del Tronto. È un Padova che però comincia intanto a perdere delle pedine, da Russini a Vasic nel corso del primo tempo per infortunio, esce Vasic ed entra Jelenic, esce Russini ed entra Piovanello. Piovanello pericoloso al trentesimo che punta l'area di rigore, sguscia all'interno della stessa area, grande riflesso dello stesso Pratelli. Da lì in poi è un monologo ospite, grande chance per la formazione di Biava con l'asse Tomaselli Cori con il colpo di testa alato nella finale del primo tempo, forcing del Padova con delle azioni insistite da Michael Liguori, ma ad inizio ripresa ecco l'entrata con la Biolef che si rende pericolosa con l'asse Cocco, l'ex di turno che lo scorso anno andò a segno con la maglia del Seregno qui allo stadio Euganeo per il primo pareggio della Padova di Massimo Pavanel. Cocco che imbuca per Zuma, per l'attaccante nativo del Burkina Faso, secondo gol consecutivo, quarto gol in Serie C dopo la doppietta storica lo scorso anno al Nereo Rocco contro la Triestina, ed è tutto pari ad inizio ripresa, però veramente incredibile aver lasciato tutto quello spazio ad un giocatore comunque importante come Cocco. E per fortuna che mancava Bomber Jacopo Manconi tra le file seriane. Passano 7 minuti, ancora Cocco, questa volta per Sciascia Cori al volo. La difesa del Padova dorme clamorosamente ed è il gol che ribalta la partita 2-1 per la formazione ospite. Passano 60 secondi, ci pensa Francesco Belli con comunque una grandissima papera, una papera clamorosa di Leandro Pratelli per il gol del 2-2, un tentativo da fuori area, bel tiro da parte dell'ex Bari, con un po' di fortuna riesce per fortuna a salvare il salvabile in questo sabato dedicato alla quattordicesima giornata. Chance da calcio piazzato per Jelenic e nella finale anche per Carmine Cretella, ma purtroppo alla fine dei conti è un pareggio che non cambia la sostanza, un'altra delusione per il Padova di Bruno Caneo, 2-2 allo Stadio Euganeo contro l'Albino Leffe di Giuseppe Biava. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!